Allora, siamo con il presidente della Marcianise, Vincenzo Gallo, il quale avrà modo nei prossimi giorni, anche attraverso la stirpe, di illustrare bene il progetto della nuova società calcistica. Intanto diamo la possibilità di presentarsi ai tifosi del Marcianise. Buonasera a tutti, sono Vincenzo Gallo, il presidente dell'US Marcianise. Come dicevo prima, l'amico compaesano, praticamente a Marcianise l'obiettivo primario era quello di portare il calcio, che l'anno scorso non siamo riusciti purtroppo ad accordarci in tempo. La prima cosa è stata fatta. L'obiettivo ovviamente è quello di avere un percorso a medio e lungo termine, cercando di dare comunque la giusta importanza di una piazza come Marcianise, che lo merita. Così, intanto, per giusto dare una notizia ai tifosi, quali sono i principali obiettivi, quelli raggiungibili, diciamo? L'obiettivo sicuramente è quello di ben figurare nel campionato. Non abbiamo fissato un obiettivo, voglio dire, secondo me possiamo cercare di levarci qualche soddisfazione, magari gettare le basi per l'anno successivo. Poi, voglio dire, penseremo partita dopo partita, vediamo quello che il campo ci darà, se avremo ragione magari a dicembre, a gennaio faremo i calcoli giusti. Bene, intanto quindi ringraziamo il presidente Vincenzo Gallo per la disponibilità. Chiaramente nei prossimi giorni avremo modo anche di avere una conferenza stampa dove ci sarà proprio la presentazione della nuova società, e quindi avremo modo di sentire un po' nei dettagli quello che è il nuovo progetto della US Marcianise. Intanto ringraziamo il presidente e mandiamo un saluto a tutti. Grazie i tifosi. A tutti, grazie a tutti, vi aspettiamo. Allora, siamo con mister Nando Di Benedetto, il simbolo della marcianisano, simbolo della rinascita, come Pietro Famiano poco fa. Pietro in campo, mister Nando Di Benedetto in panchina per questa rinascita, nuova rinascita della Marcianise, e speriamo bene, come tu stai preannunciando. Si ripartirà dal campionato di promozione. Ci vuoi dare, diciamo, le prime nozioni di questa nuova avventura che sta per partire? Effettivamente c'era anche l'opportunità di fare come scelta il campionato di eccellenza, c'è la possibilità di essere ripescati o prendere qualche titolo. Ci siamo fermati perché ci siamo resi conto che ristrutturare una società al giorno d'oggi non è una cosa facile. Il calcio è diventato difficile da fare perché ci sono tantissimi investimenti in tante realtà anche qua vicino a noi. Quindi con tanta umiltà cercheremo di ripartire dalla promozione, facendo un discorso molto serio, prolungato nel tempo, una speranza anche personalmente di poter essere, come si dice, protagonista di questa cavalcata, e quindi fare calcio in maniera seria, in maniera professionale, è difficile al giorno d'oggi, perché te lo ripeto, ci sono tantissime realtà che ragionano allo stesso modo come ragionano nel Marcianise, anzi con investimenti superiori, però giustamente bisogna essere onesti, bisogna guardare in faccia la realtà. In questo momento Marcianise, per quanto riguarda le nostre potenzialità, abbiamo ritenuto opportuno di partire dalla promozione e cercheremo di fare le cose per bene partendo da questa categoria. Un campionato non facile perché si presenteranno squadre come Gladiator, Villaviterno, Albanova, sono squadre che sulla carta sono blasonate, altre perché hanno fatto già acquisti importanti, che però il Marcianise cerca di affrontare, è ancora un cantiere aperto, me lo dirai tu stesso, con un mix di esperienze e di gioventù. No, quello che vorrei ribadire, al di là delle difficoltà della categoria, che sto trovando un gruppo di ragazzi, tra virgolette, diciamo adulti, molto professionali, che sono scesi di categorie e si rivolgono a mettere in gioco, perché persone come Pingue, Famiano stesso, Iovinella, Palmieri in porta, Di Ronza, penso che non appartengano a questa categoria. È logico che abbiamo ancora delle pecche, delle disfunzioni organiche, cercheremo di sopperirle nel tempo senza promettere niente di particolare. Sappiamo che altre società hanno fatto investimenti solidi, a partire dal Villaviterno, dall'Albanov, sicuramente ci sarà qualche squadra napoletana, il Virtus Goti, e non sappiamo assolutamente al giorno d'oggi in che posizione possiamo metterci, ecco, come idea. Lavoriamo e vediamo col tempo dove possiamo arrivare. Hai nominato soprattutto ragazzi di Marcianise, quindi la maglia varrà il doppio.
per loro. Beh, non penso solamente i ragazzi di Marcianisano, io sono marcianisano, quindi per me vale quattro volte, a prescindere da ogni cosa. Sicuramente la società è un traino anche invitato, per i tifosi, assolutamente. Di io questo, la società ha invitato parecchi ragazzi di Marcianise ad accettare questo progetto. A me fa piacere che Famiano, Iorinella e Maietta stesso e altri ragazzi di Marcianise abbiano accettato. Mi dispiace forse per qualcuno che ha fatto altre scelte legate non al cuore. Vuol dire che cercheremo di dimostrare che Marcianise con i marcianesani può arrivare, non dico lontano, ma può salire di livello. Allora, siamo con Pietro Famiano. Pietro Famiano, un attaccante simbolo della città di Marcianise per i suoi trascorsi illustri, che è il simbolo anche di questa rinascita del Marcianise che tra pochi mesi ripartirà dal campionato di promozione. Ci vuoi illustrare tu stesso questo nuovo progetto del quale sei il perno fondamentale per la rinascita? Certamente è un progetto importante, per questo ho accettato, però la cosa più importante è dare una mano alla città di Marcianise, perché in questo momento ne ha bisogno, specialmente calcisticamente, da quando non hanno più il calcio. Parecchi amici di Marcianise comunque sono orfani di questa cosa, che è uno sport importantissimo sia per la città che per l'Italia intera. Però io ho accettato perché sono in dovere di dargli una mano. Per tanti anni, per un motivo o per un altro, hai sfiorato Marcianise. In passato ovviamente hai calcato categorie importanti. Non spetta a me ricordare i tuoi trascorsi con la Juventus, la Triestina e tante altre squadre di Lega Pro. Poi l'hai sfiorato in altre occasioni. Questo è l'anno giusto per tornare a vestire la maglia della tua città. Come ti dicevo prima in privato, parecchie volte ho sfiorato la possibilità di venire a Marcianise, però adesso ne avevo bisogno e il dovere di venire, perché adesso Marcianise ha bisogno di me. Era prima, come ti ho detto prima, era molto semplice venire perché era tutto a posto. Adesso, come hai detto tu, ci vuole la rinascita di questa società di Marcianise, e quindi mi fa piacere essere approdato in questo momento. Avere un nome come Pietro Famiano in squadra ovviamente fa anche da traino per tanti altri calciatori. La società ha ufficializzato gente come Iovinella, Pingue, ovviamente anche il tuo nome è servito come garanzia per il progetto tecnico. Sicuramente sono dei ragazzi che hanno giocato con me, che mi conoscono, sicuramente faccio da traino perché mi conoscono, sanno che persona sono, sia come calciatore che come persona. E poi la cosa più importante è fare crescere i giovani che comunque si affacciano in queste nuove realtà, e la cosa principale è far crescere loro. Poi per quanto riguarda il campionato, è normale che faremo un campionato tranquillo, perché dobbiamo crescere piano piano. Hai parlato tu stesso del campionato, un campionato di promozione che vede anche il Gladiator, molto probabilmente sarà lo stesso girone, quindi non sarà assolutamente semplice affrontare un campionato che può sembrare sulla carta facile per tanti di voi, che però non lo sarà in pratica quando scenderete in campo. No, io penso che nessun campionato sia semplice, nemmeno quelli amatoriali, perché vincere non è mai facile. Poi specialmente quando hai dei giovani, come hai detto tu, poi ci sono squadre importanti, comunque Gladiator è una squadra blasonata, poi ci sono Villa Literno che hanno comprato giocatori importanti, la stessa Albalon. Noi siamo una squadra che deve crescere, deve fare il massimo. Normale che se è una piazza come Marcianise, è normale che crescere non è abbastanza, però la gente, i tifosi sono molto maturi per capire che questo è un punto di partenza e non bisogna, diciamo, bruciare le tappe. A guidare questa squadra un altro marcianisano al quale tu sei legato soprattutto negli ultimi anni, mister Nando Di Benedetto, con il quale hai condiviso mesi e anni a Casa Giove negli ultimi tempi, quindi già è uno step in avanti, perché hai una sintonia di spogliatoio che è forse il segreto per vincere e per portare avanti dei campionati vincenti. No, sicuramente il mister è una persona che conosco da piccolo e praticamente mi ha cresciuto sia quando ero prima allenato, quando ero piccolino. È una persona che sicuramente gli darò una grossa mano, perché se, oltre che se lo merita, è una persona preparata, e quindi daremo tutto per lui. Per scendere proprio nei dettagli della squadra, possiamo dire quindi che sarà un mix di esperienze e di gioventù con l'obiettivo di fare bene.
Sì, no, ma giusto per dare l'ultimo messaggio ai tifosi che magari non sanno ancora cosa si aspettano da questo campionato. No, l'obiettivo te l'ho detto, dobbiamo partire con il mix di giovani e di qualcosa di esperienza, però come ti ho detto la squadra si deve salvare, nel senso che deve partire con calma, poi quello che viene in più. Sicuramente faremo un buon campionato, però è inutile prenderci in giro, noi dobbiamo, il Marcianise non merita di essere preso in giro, deve sapere che è una squadra, una buona squadra da fare un buon campionato, da comunque da portare avanti il nome di Marcianise con l'impegno e la massima serietà. Mettiamo da parte, diciamo così, l'epoca Lega Pro con Bizzarro, l'epoca Serie D con Danna, adesso si riparte con un nuovo entusiasmo. Bravo, sì, questo è il punto, dobbiamo ripartire e quando si riparte lo sai meglio di me. Bisogna partire dalle fondamenta. I fondamenti non si può partire subito dal tetto, quindi con calma cercheremo di fare le grandi cose. Speriamo di arrivare dove ci ha portato il Real Marcianise. In bocca al lupo a Famiano, in bocca al lupo al nuovo Marcianise che verrà. Un saluto a tutti i tifosi dalla stirpe marcianisana.